Allora, vediamo chi è disponibile stasera. A Shinjuku c'è Mishima. E mi sa che è l'ultima, l'unica opzione che mi è rimasta, Mishima. No, c'è anche lei, Ifumi Togo. Perfetto. Però sono stupido perché non ho preso la persona adeguata. C'hai ragione, gioco. Ora che abbiamo la persona giusta, ciao Ifumi. Fuori fa molto caldo, ma qui dentro l'aria è fresca e riesco a pensare lucidamente. Sei più portato di quanto pensassi, avverto anche una certa dose di ambizione in te. Avrei dovuto prestare più attenzione ai tuoi miglioramenti nel corso delle nostre lezioni. Ho in mente qualcosa, ma prima dovremmo fare una partita. Sì, facciamone una proprio ora. Sento di potermi avvicinare, perfetto. Allora, fammi vedere a che punto siamo. Siamo al rango 3, quindi rango 4 ora. Vuoi passare del tempo con Ifumi? Certo. Oh no. Finita questa partita andiamo in un negozio di libri usati. Yes, una nuova destinazione. Perfetto, anche questo luogo ci serve. Ci serve, ci serve, ci serve. Yes. Booktown di Jinbocho. Se conosci qualcuno che può interessare, perfetto. Andiamo, forza. È stata una bella partita, mi piace proprio insegnarti. Impari tutto così in fretta. Grazie. Oggi pensavo di trovarti qualcosa per poterti allenare da solo. Questa libreria ha un sacco di manuali sullo shoji. Ci vengo spesso ultimamente. Grazie. C'è anche un ristorante di curry appena dietro l'angolo. Fanno del katsu curry da sogno. Oh, lo mangio sempre prima di ogni incontro importante, come buon auspicio. Chi è? Ifumi? Oh, salve, spero che l'incontro di oggi sia andato bene. Ma di che parli? Oggi è il nostro giorno libero. Le mie scuse, mi ero dimenticata che non c'erano incontri in programma per oggi. Fai spese con il tuo ragazzo? Sono felice per te. Niente di sorprendente comunque, sei una giocatrice famosa. Beh, tolgo il disturbo, ciao. Ciao anche a te che sei passata solo per dire questa frase. Scusami, ti stava squadrando perché sei con me. Se è la mia senior, di recente l'ho sconfitta in un incontro per il titolo. Ah, ecco perché era così stronza. Sarà stato sicuramente il curry a farti vincere. In effetti. Sì, avevo mangiato katsu curry prima di quel match. La verità è che non piaccio molto ai senior. Più la mia fama cresce, più mi faccio nemici, più sono le bugie che circolano su di me. Ah beh, certo. Forse è assurdo paragonarmi a loro, ma mi chiedo se ai ladri fantasma capiti la stessa cosa. In che senso? La gente in rete è molto divisa su di loro, alcuni li amano mentre altri li detestano. Non riesco a non vedere delle similitudini fra di noi. Oh, che caruccia. Qual è il tuo giudizio su di loro? Spaccano, sono grandi. Anch'io la penso così. È incredibile come continuano alla loro opera sebbene in molti li criticano. Mi danno coraggio. Oh. Ma le loro battaglie non possono essere vinte solo con la volontà. Come fanno a risvegliare i cuori? Sono molto interessata, ma da un punto di vista tattico e... Oh, scusami, stavo divagando. Leggere questo dopo aver scoperto che lei doveva essere un ladro fantasma... Oh, Dio mio, fa pensare tantissimo della serie. Pensa se dopo questo dialogo poi lei diventa veramente un ladro fantasma. Ultimamente sono diventata piuttosto loquace. Di solito non parlo molto. Tu sei molto più di qualcuno con cui studiare nuove mosse. Sei una persona di cui posso fidarmi. Oh, Ifumi. Se questo tipo di cose non ti scoccia, gradirei poter uscire di nuovo a parlare con te. Volentieri. Oh, anche lei è così caruccia, tenera e non invasiva e non pesante rispetto a molti altri. Cioè, c'è un minimo interesse, ma secondo me da lei non lo fa trasparire molto. Però è anche lei un'ottima scelta. Oh già, c'è un libro che mi piacerebbe che tu leggessi. Andiamo. Va bene, quanto costa? Bene allora, al prossimo incontro, stammi bene. Oh, oh, che caruccia i fumi. Veramente carina. Salve, grazie per avermi accompagnato oggi. Volevo mostrarti la bellezza di Jinbocho, ma alla fine ho parlato solo di me, scusa. È stato scioccante comunque, di solito non parlo così tanto, te lo assicuro. Forse perché a scuola non ho mai avuto amici con cui parlare di shoji. Spero che non ti sia passata la voglia di stare con me, davvero, mi piacerebbe ripetere l'esperienza. La prossima meta dove andiamo invece?
cosa? Bene, vediamo. Mi arrendo. Ci sono troppi posti dove vorrei andare. Non riesco a sceglierne solo uno. Oltre ai libri usati e al cazzo curry, ci sono molte cose di quel quartiere che mi sento di consigliare. I fumi, come sei dolce. Se ne avrai l'occasione, la prossima volta potremmo esplorarlo meglio. Beh, temo che debba andare. Ci vediamo alla chiesa. Oh, e domani è domenica, tra l'altro, quindi volendoci andare, possiamo. Però stiamo diventando poveri, ho solo 1.500.000 yen, cazzo. Oh, la colazione. Chi è che mi scrive? Riguardo Eiko. C'è una cosa che volevo dirti riguardo a Eiko. Beh, è più una richiesta che altro. Se non hai altri impegni, ti va ad incontrarmi. Magari dopo. Chiacchieri con i tuoi amici? Ah, beata gioventù. Hai intenzione di uscire dopo aver mangiato? Penso di sì, non ti preoccupare. Il programma di oggi è deciso. Finiamo di mangiare e usciamo. Ah, decidi tu allora, Morgana, eh? Va bene, sì, usciamo. Pam pam pam. Quindi, chi è che mi scrive? Vuoi che ti visiti? Che programmi hai? Essere una grande modella e riguardo a Eiko. È una bella scelta qua, eh? A parte lei che, come ho già detto, possiamo andarci quando vogliamo, però è una bella scelta. Allora, con Makoto siamo a 4, con Yusuke a 6, con Han siamo a 7, il prossimo regalo di Han è stoicismo, il prossimo regalo di Yusuke è stoicismo all'8 e il prossimo regalo di Makoto è al 6, Arisen rigenerativo. Quindi direi di puntare su di lei perché Arisen rigenerativo è abbastanza utile. Allora, prima andiamo da Yusuke a farci duplicare ancora delle carte. Mi serve che tu apprenda Stenua Resistenza. Quindi vuoi che duplichi una carta Stenua Resistenza? Sì. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuto benissimo, prendi. Stenua Resistenza, perfetto. Ci servirà tra non molto Stenua Resistenza. E nonostante tutto abbiamo 21 giorni sopra di noi. In questi 21 giorni dobbiamo categoricamente aumentare Chiaia. Non me ne frega, ma proprio non me ne frega niente di tutti gli altri. Dobbiamo aumentare Chiaia la sera. Chissà se il corvo scappa. Scappano veramente. Grazie, ti aspetto nel cortile. Non dovresti avere problemi a entrare dal retro. Non ne avrò problemi a entrare dal retro, credimi. Pare che Eiko stia uscendo con un host che lavora in un locale vicino al suo. Oh no, iniziano le cose brutte. Immagino che un giorno abbia attaccato bottone all'uscita e da allora Eiko non fa che parlarmi di lui. Mi ha persino inviato una foto di loro due a Destiny Island. Destiny Land. Destiny Island è un'altra roba. Sembra un tipo sospetto. Non mi fido. Lo pensi anche tu? Per adesso pare che non l'abbia costretta a spendere alcunché nel suo locale, ma non mi fido. A parte questo, la chiama sempre principessa e non fa che ripetere quanto sia speciale per lui. Bleh. Ma Eiko rifiuta di ascoltarmi. Dice che quello sugli host è solo un vecchio pregiudizio. Magari è vero, però... Dice anche che è il colmo ricevere consigli da una che non passerebbe mai l'esame sull'amore. Che stronza. Ma esami del genere non esistono. E se anche esistessero, di sicuro non mi farei bocciare. Porca troia brava, menala. Scusa. Probabilmente i miei sono solo pregiudizi. Non ho veri motivi per pensare che lui sia inaffidabile. Ma è per questo che voglio incontrarlo e capire di persona che tipo è. E se posso chiedertelo, vorrei che mi accompagnassi anche questa volta. Questa volta però dovrei fingere di essere il mio ragazzo. Perché non lo facciamo sul serio? Va bene, ok. Nessun problema, davvero. Posso sempre contare su di te, Phoenix Kun. Facciamolo sul serio. Oh, ok, è una richiesta questa? Penso che se avessi un ragazzo, Eiko sarebbe più incline a dirmi darmi retta. Se devo essere sincera, mi ero già accordata con lei e con il suo ragazzo per un'uscita a 4. Quindi, cioè, avevi già deciso per me? Scusa, ma andremo in un dinner, nulla di particolarmente costoso, giuro. Va bene. Grazie, mi sei di enorme aiuto.
Sono felice che tu abbia accettato. Se mi avessi detto di no, non so a chi altro avrei potuto chiedere. A Yusuke, è un bel tipo. È molto carismatico. Un po' particolare, ma carismatico. Rango 5. Dai, al prossimo rango. Arisen rigenerativo. Eiko, spero che non ti stia ficcando in qualcosa di pericoloso. Ad ogni modo, cercherò informazioni su quell'host. Va bene. Beh, ci vediamo. Ciao Makoto. Piripipi. Mi dispiace di averti chiesto una cosa così assurda. Apprezzo molto il tuo aiuto comunque. Credi che Eiko stia bene? Spero di essere solo paranoica per il suo ragazzo. Ma se scopriamo che sta manipolando Eiko, che dovremmo fare? Provare a parlarle. Hai ragione, ormai siamo amiche, quindi se parleremo apertamente sono certa che capirà. Oramai ho un pensiero fisso, devo smettere di essere pessimista. Vediamo cosa nasconde questo host dietro quel sorriso, per il bene di Eiko. Ok, ti richiamerò dopo. Ciao Makoto, a più tardi. Vediamo chi è libero stasera. Allora, esatto, allora, che succede? Non ho sentito di sviluppi. Majed non ha ancora fatto nulla. Ho sentito che alcuni dati sensibili di una società sono stati trafugati. È stato Majed? Ma i ladri fantasma non fanno niente, dai, su! Sempre a volere la gente, sempre a pretendere e a rompere i coglioni. Pensa un po'. Chi è? Prigioniero, non avrei dimenticato l'incarico speciale. Ti aspetteremo davanti alla nostra porta. Confido che accetterai l'incontro con entusiasmo. Dipende, scusatemi ragazzine, ma ho altro da fare. Ehi, Futaba sta ancora dormendo, ormai è passato un giorno intero. Sei troppo impaziente. Calma. Possiamo solo aspettare che nervoso, sono nervoso anch'io, possiamo solo che aspettare. Sì, beviamo un po' di tè e rilassiamoci. Oh, e dei cracker di riso ci starebbe proprio bene col tè. Cosa? Oggi ho decisamente voglia. In ogni caso, dobbiamo aspettare ancora un po' che Futaba si svegli. Di qualcosa di salato. Capisco che, che vi sentiate tutti un po' nervosi, ma per adesso possiamo solo aspettare. Povero Yusuke. Io e il mio discorso. Ok ragazzi, con calma voi due. Non litigate perché c'è una signora. C'è una signora che io ho bisogno di incontrare, ma lei non ha bisogno di incontrare me, sta stronza. Vaffanculo. Credo di sapere il perché. Credo di sapere il perché. Perché probabilmente abbiamo bisogno di sbloccare il memento che ci sbloccherà Futaba. Quindi per altri 21 giorni dovremmo rimanere fermi per colpa sua? Non lo so, spero proprio di no. Wow, queste file di libri sono uno spettacolo grandioso. Allora, questo è Jin Bocho. Dai, entriamo nel negozio. Benvenuta. Oh, sei molto giovane rispetto alla media dei nostri clienti. Noi vendiamo libri per un pubblico esperto. Potrebbe essere letture difficili per un liceale. Vuol dire che ti venderò il libro più facile che abbiamo. Leggilo con calma. Stronzo, guarda che io so leggere un sacco di roba incredibile, E tra l'altro leggo la tua roba solo perché mi serve sbloccare un libro in particolare. Vecchio di merda. Grazie, torna ancora. D'accordo, andiamo in un altro posto. Già, andiamo alla chiesa di Kanda e vediamo cosa ci può offrire il prete. E i fumi non c'è, tra l'altro. Molte persone vengono ogni giorno al confessionale e dopo aver riflettuto sul proprio passato ritrovano qualcosa di importante. A proposito, sei venuto proprio al momento giusto. Stiamo raccogliendo donazioni da chi desidera sostenere la nostra chiesa e la sua opera. Se effettuerai una donazione riceverai un oggetto adeguato all'ammontare. Il che vuol dire comprare, non donare. Hai fatto una buona azione, che Dio sia con te, figliolo. Grazie padre, buona serata. Ora che abbiamo una persona del sole, andiamo da Yoshida. Oggi è il grande giorno, sono certo che non devo spiegarti quanto sia importante, però ho una richiesta per te, dato che mi sei stato leale. Che piani hai per oggi? Nessuno, sto venendo da te apposta. Allora, vuoi passare un po' di tempo con Yoshida? Assolutamente. Grazie, ti sono debitore. Vorrei che sentissi il mio discorso sul ladri fantasma. Ci vediamo alla piazza della stazione. Arrivo subito. Credo che siamo vicini alla fine con il rango di Yoshida. Quindi, levandocelo lui di torno la domenica abbiamo molto più tempo libero. Il palco è pronto. Grazie, lo apprezzo molto, ma... Lo so, non mi farai il da braccio destro così. Non preoccuparti, non ti giocherò brutti tiri. Sentiti libero di parlare delle false accuse. Gestirò io le eventuali conseguenze.
Ho visto il nipote di Kuramoto qui in giro. Sarà particolarmente interessato al discorso di oggi. Non gli ho più parlato dopo l'ultimo incontro. Questo discorso dovrebbe servirgli come risposta. Credevo che nessun partito avrebbe sostenuto Tora buona nulla. Parlerà dei ladri fantasma, vero? Di lui non mi frega nulla, voglio solo sentire dei ladri fantasma. Ok, è ora di cominciare. Falli nere, tigre. Vai. Lo farò, specialmente con te a guardare. Sembra quasi innamorato di noi. La ragione per cui creano tanto scalpore è che stanno risolvendo i problemi del mondo. Che stai facendo, Toranosuke? Indipendentemente dal fatto che le loro azioni siano giuste o sbagliate, c'è una cosa che posso dire con certezza del ladri fantasma. Un ideale convincente ha il potere di smuovere il cuore delle persone. Immagino che tutti voi sappiate che io sono Tora buona a nulla, quello accusato di peculato. Sono stato uno sciocco 20 anni fa, non c'è da stupirsi che mi abbiano considerato un politico fallito. Tuttavia, proprio grazie a quelle accuse, sono riuscito a comprendere le sofferenze dei più deboli. Perché sono in politica? In passato sarebbe stato solo per tornaconto personale. Ma perché i ladri fantasma continuano a risvegliare i cuori? Io credo che lo facciano per il bene del mondo e dei suoi abitanti. Bravo Yoshida. E scegliendo di fare giustizia per gli altri, non avevano altra scelta che se non travestirsi. Non mi importa quel che si dice su di loro, hanno il mio appoggio totale. Sono solo un cittadino comune, tuttavia continuerò a dar voce alle mie convinzioni. Forse non diventerò un membro della dieta con queste elezioni, e potrei non riuscire a cambiare nulla durante la mia esistenza. Oramai mi sono messo l'animo in pace, ma sarò felice fin tanto che potrò rappresentare un significativo gradino per il futuro dei giovani. Grazie per la vostra attenzione. Ho preparato il palco per niente. Dunque, non è intenzione di accusare il vecchio Kuramoto? Esatto. Cristo, un discorso sentito per uno della tua età. Staranno tutti ridendo di te mentre parliamo. Dubito che le tue parole abbiano fatto breccia. Potrei essere l'unico in questa città a esserne rimasto colpito. Matsushita, procedi come preferisci con la tua candidatura. Io farò in modo che il partito ti sostenga. Nel limite delle mie possibilità, ovviamente. Ci vediamo. La mia candidatura, che svolta inaspettata degli eventi. I ladri fantasma. Forse è l'effetto del modo in cui riesci a scuotere il mio cuore. È un risveglio del cuore. Deve essere così. In ogni caso, non posso che ringraziarti per tutto questo. I ladri fantasma. Il potere di cambiare il cuore delle persone. Non ho un potere speciale come il loro, ma non sono certo da meno in quanto convinzione. I discorsi sono la mia unica arma, le mie parole e la mia voce. È così che conquisto la gente. Grazie per essermi restato vicino, Star-kun. Grazie a te, Yoshida, di esserti fidato di me. Rango 9, perfetto. E anche Yoshida tra poco sarà finito. Contrariamente a quanto pensassi, farsi rubare il cuore non è così male. Se lui è un membro dei ladri fantasma, allora... Ah, sto di nuovo parlando da solo. Un'altra mia cattiva abitudine. È ora di sbaraccare. Già. Ben fatto. Ben fatto anche a te, Yoshida. Oh, chi sarà? Yusuke o Ryuji? Chi può essere a quest'ora? Passerò da te domani. Nonostante il caldo, casa tua è un posto fresco. C'è un libro che vorrei leggere e, se accadesse qualcosa, sarei pronto per una riunione. Se per te va bene, potremo fare qualcosa assieme. Non è un problema se hai già dei programmi. Passerò comunque. Ci vediamo. Buona giornata. Yusuke verrà qui domani, Stai davvero approfittando delle sue vacanze. Vado a letto. Sei già a letto, semmai vai a dormire. Piccolo puntino sulla I, inutile, però va bene uguale. E un'altra giornata passò, ed è... è già agosto. Ehi, Phoenix, c'è uno dei tuoi amici. Sembra che Yusuke sia qui. Su, scendiamo. Sta piovendo. Questo vuol dire frullato iperproteico. Però ne ho già tanti. E i miei soldi scarseggiano. Devo smetterla di spendere i soldi. Giusto per curiosità mia, abbiamo 1.500.000 yen. Sono 11.000 euro, quasi 12.000. Ok, sono un po' tanti, però
vanno, ma proprio vanno come se fossero patatine quei soldi. Cristo. Devo andare un po' più con calma con le fusioni, forse. Forse è quello che mi sta fregando, gioco. Dobbiamo assolutamente entrare nel memento, perché io ho bisogno di soldi e livelli ora. Però abbiamo solo una richiesta. Non ne vale la pena. Nessuno mi ha scritto. Questo vuol dire che ho la giornata libera. Vediamo chi è disponibile. Allora, Ryuji è già al massimo. Makoto possiamo aumentarla. Perfetto. Direi di andare subito da Makoto allora, visto che non abbiamo altre opzioni interessanti. Però prima, Yusuke, mi devi duplicare un'altra carta. Oggi invece ti insegno potenziamento. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, Yusuke. Makoto, arrivo subito. Eccomi qua, ciao. Non ci resta che aspettare. Ah, ho parlato con Eiko e mi ha detto che il suo ragazzo va bene se usciamo tutti assieme. Mi ha chiesto di mostrarle una tua foto, però. Ti trova un po' sfigato. Madonna, sapendo già che persona stiamo andando a trovare, sentirsi dire, dare dello sfigato da uno come quello, porca troia, ti fa venire voglia di menarlo. Mi ha detto che il suo Tsukasa vince a mani basse. Ma se ti vedesse di persona, penso che cambierebbe idea. Non preoccuparti, ti farò da sostegno. Grazie al mio fascino. Ecco che figurino. Sento di potermi avvicinare, perfetto. Allora, che intenzioni hai? Vuoi passare il tempo con Makoto? E usciamo con lei. Grazie al cielo, sentirò Eiko. Pensa a te, sentirsi dare dello sfigato da quei due coglioni. Ci vediamo al dinner, come ti avevo anticipato. Andiamoci assieme allora, perché a vederci. Mamma mia, e io mi sento dare dello sfigato da uno con quei capelli? Wow. Ehi, io sono Tsukasa. Ehi, come mi ha tanto parlato di voi. Tu sei la presidente del consiglio studentesco, vero? Makoto-chan. Oh, vorrei far parte del tuo di quel consiglio. Sì, già. E Quattrocchi-kun è il tuo ragazzo, dico bene? Sì. Ah, però si direbbe che le cose non vadano troppo bene tra di voi. La barra dell'amore sembra vuota. Davvero state assieme? L'amore ha tante forme. Soprattutto non quella forma di capelli. Già, a lui non piace se gli sto troppo appiccicata addosso. Ho capito, il vostro amore non è minimamente paragonabile al nostro. Ah. Ehi, piccola, cos'hai fatto oggi? Non ti ricordavo così sexy. Oh, Tsukasa. Ah, mi viene da vomitare. Scusate, devo andare in bagno. A dopo, uccellino. C'è una cosa che vorrei chiederti. Le tue intenzioni con Eiko sono serie? Ah, mi stavo giusto chiedendo. Quando è che la nostra studentessa modella scoprirà le carte? Ora che mi ricordo, Eiko mi ha detto che avevi tanta voglia di conoscermi. Come mai? Volevo solo essere sicura che tu fossi la persona giusta per lei. Accidenti, tu sì che ci tieni alle tue amiche. Ottimo, come dico sempre, gli amici sono importantissimi, eccetera, eccetera. E anzi, gli amici della mia bella sono anche miei amici. Perché non mi dai il tuo numero? Eh? Che c'è? Avanti, dammi il tuo numero. Io... Prendi il mio invece di numero. Nessuno ti ha interpellato, Quattrocchi-kun. Ad ogni modo, Eiko me l'ha già dato il tuo numero, Mako-chan. Non preoccuparti. E allora che cazzo volevi? Ho un'altra domanda da farti. Non intendi portare Eiko nel tuo locale, vero? Cosa? Pensi che farei mai una cosa così simile? Neanche per sogno. È un peccato che tutti pensino che quelli come me siano solo in cerca di avventure. Il mio amore per Eiko è puro come la neve, è la verità. Eh? Qualcosa non va? Oh, stavo solo conoscendo meglio i tuoi amichetti, tesoro. Beh, adesso devo andare. Tra poco è il mio turno di lavoro. Oh, devo andare anch'io. Ciao. Mio Dio, speriamo che non la stia ingannando. Ma nonostante i suoi sospetti, non ho prove contro di lui. Ed Eiko sembra molto felice. Che stia solo ostacolando la loro felicità. No, sei solo premurosa. E anche a me puzza quel tizio. Immagino di sì. Cioè, io sono davvero preoccupata per Eiko. Alla fine la mia è solo una sensazione. Anche se mio padre diceva di fidarsi dell'istinto. Oh, il mio telefono. L'host mi ha già mandato un messaggio. Cosa dovrebbe significare? È pieno di emoji.
Sono io, Tsukasa, Emoji Cuore. So che siamo appena conosciuti, ma non ho resistito. Emoji Telefono. Sono felice di essere tuo amico, Makoch. Emoji Applauso, Emoji Applauso, Emoji Terme. Il messaggio era malapena comprensibile, ma se voglio aiutare Eiko, dovrò farci l'abitudine. Perché le terme? Tra l'altro. A proposito, ti ringrazio tanto per essere venuto anche tu. Da sola sarei di sicuro andata nel panico. A volte mi detesto oltre ogni dire per quanto sono immatura. Ma grazie a te sto migliorando, anche in questo. Quindi, grazie. Oh, Makoto. Patata dolce anche lei. Arisen rigenerativo. Perfetto. E anche questa è andata. Sarà meglio che andiamo anche noi. Se ci sono novità, ti avviso. Grazie. Sono anch'io curioso di sapere come andrà avanti questa storia, Makoto. Quindi informami, perché quel tizio non mi piace. Pipipiri. Chi è? Ehi, Phoenix. Grazie infinite per quello che hai fatto oggi. Di nulla. Mi sento stranamente esausta. Mi ricorda di quando siamo andati al distretto a luci rosse, no? Abbiamo preso strade diverse, ma Lost continua a mandarmi messaggi. Usa questi strani simboli. Non capisco cosa dire. Cosa dice? Vorrei ignorarlo, ma per il bene di Eiko non posso farlo. Digli che stiamo uscendo assieme. Oh, sì, sarebbe una buona scusa per ignorarlo. Hai delle ottime idee, grazie. Proverò a rispondere così. Non riesco a scollarmi di dosso i dubbi sul ragazzo di Eiko. Non sembra una persona cattiva, ma nemmeno un tipo a posto. Mi servono altre informazioni. Grazie del consiglio. Ci sentiamo dopo. Purtroppo anch'io ho quella brutta sensazione, Makoto. Quindi fidati della tua sensazione, come diceva tuo padre. Speriamo che non piovi più, così possiamo andare da Chihaya. Ehi, avete saputo della fuga di notizie? Sì, sembra che siano stati diffusi degli affari riservati di una mega corporazione. La gente ne parla parecchio. Si chiede se sia opera di Majed. Non era nei patti, però. Infatti, dubito tenterebbero qualcosa prima che scada l'ultimatum con noi. Sembra qualcosa di minore, diverso dal solito operato di Majed. Davvero? Quindi Majed non c'entra. Dannazione, quella roba mi spaventa. È difficile non farsi prendere dall'ansia davanti a cose come questa. La gente tende a reagire a queste situazioni invocando l'aiuto dei ladri fantasma. Dobbiamo trovare un modo per aiutarli. Chi è che mi scrive? I fumi, la giornalista. Però scusatemi ragazze. Ah, dannazione, Chihaya non c'è oggi. Che io debba uscire con lei come ho fatto con come si chiama? Con Akechi. Spero proprio di no però. Beh, direi che è il momento di andare con i fumi. Hai tempo oggi? Vorrei fare una partita. Voglio provare una mossa e vedere se sei migliorato. Che ne dici? Sento che presto il mio legame si rafforzerà. Oh, però aspetta, ce l'ho. Una stella? Allora ci vediamo in chiesa. Arrivo subito, non ti preoccupare. Proprio così, il tuo prossimo avversario sarà finalmente un professionista. Oh, sarà la mamma. Un mio cliente è un pezzo grosso dell'associazione professionisti. Me lo sono lavorata per bene. In che modo, signora? Ma... Questo ragazzo è un tuo fan, Ifumi? No, madre. È il mio amico di Shoji. Te ne avevo parlato, non ti ricordi? Un amico di Shoji? Lascia che ti dica una cosa. Spero che tu non nasconda qualche bizzarro sentimento per Ifumi. Madre! Sono certa che tu lo sappia già, ma non ti è consentito uscire con nessuno, signorinella. Stai attirando un sacco di nuovi fan maschili grazie alle tue foto. Sì, madre. Potrei anche avere 50 tipi come lui una volta diventata famosa. Voglio che tu abbia successo in tutto ciò in cui io ho fallito. Ora vado al lavoro, non aspettarmi alzata. Capito. Ti chiedo scusa, deve essere stato uno shock. È spaventosa tua madre. Sei un tipo molto schietto e in effetti un po' ci hai azzeccato. Mio padre è malato e non può lavorare, perciò mia madre è mia madre a mantenerci. Una volta faceva la presentatrice TV, ma ha dovuto lasciare tutto per prendersi cura di mio papà. Mio padre era un pro player di Shoji, è un tipo calmo, ma quando gioca percepisci la sua passione. Non esitava mai nelle sue mosse, come un re, lo ammiravo molto, così ho iniziato a giocare a Shoji.
ma dopo aver investito tutto se stesso nello shoji un giorno è collassato all'improvviso. Agli occhi di mia madre lo shoji lo aveva sottratto sia ai suoi sogni che suo marito. Eppure vuole che io continui a giocare, vuole che io realizzi i suoi sogni. Dovrei darmi da fare per aiutarli a mantenerci. Voglio diventare una professionista e raccogliere abbastanza soldi per alleviare il loro fardello. Faccio foto e interviste sperando di migliorare il nostro reddito familiare, ma è francamente difficile per me. E allora se non ti piace dovresti smetterla. Sono lieta che tu sia così protettivo nei miei confronti. Oh, i fumi. Ma quando penso a mia madre io... Nessuno mi considera più come una giocatrice di shoji. Non riconosco più le mie abilità. Io non gioco a shoji nella speranza di diventare una idol. Io amo semplicemente la mia famiglia e voglio sostenerla nei nostri problemi. Ah, così non va bene. Non dovrei concentrarmi su temi così negativi prima di un match. Dai, giochiamo. Oggi ti attaccherò con parecchie mosse offensive. Così imparerai a sfuggire alle situazioni più svantaggiose. Sento che il mio legame è aumentato. Spero che quello che tu mi hai dato ti permette di tentare la fuga anche se circondati da nemici. Non è quello che speravo. Quello che speravo che mi desse i fumi era cambiare i nostri compagni nel loro turno e non nel nostro. Sei pronto? Quell'aura, la mia palpebra un tic. Ora è tempo di scatenare il mio occhio malvagio segreto. Che il combattimento sia leale. Oh cazzo. Credo che il mio shoji abbia aumentato la mia conoscenza. Non c'è di che. Ah, non è andata così male. Continueremo la nostra lezione la prossima volta. Ciao Ifumi, buona serata. Iripipi. Quindi? Oh, ciao, hai un attimo? Mi scuso per i modi sgarbati di mia madre prima. Ultimamente è nervosa. I miei fan maschili la preoccupano. Non volevo offenderti. Spero che accetterai le mie scuse in sua vece. Hai sicuramente molto a cui pensare. Questo era il minimo. Le mie scuse. Non intendevo farti preoccupare inutilmente. Mi assicurerò di parlarle di te. Sono state le mie scarse capacità a rendere mia madre ipersensibile. Voglio migliorare per diventare una giocatrice affermata e per far stare tranquilla mia madre. Quindi, ecco, impegniamoci entrambi per i nostri obiettivi. A presto. Oh, i fumi. Caruccetta, anche lei. Pam. Un'altra giornata passò ed è già agosto. Oh, santo cielo. Di questo passo se la prenderanno anche con noi. Ho sentito che le azioni sono in ribasso. Sarà colpa di mia Jed. Speriamo che la smettano. Ho sentito che altri dati sono stati rubati. Che stanno facendo i ladri fantasma? Abbiamo risolto già il problema alla radice. O meglio, abbiamo risolto un problema che risolverebbe il problema. Chi è? Il ragazzo di Eiko. Oh, pensa un po'. C'è qualcosa che ancora non quadra sul fidanzato di Eiko. Non ho alcuna prova, però... Se hai un po' di tempo, mi piacerebbe chiederti un tuo parere. Sto mangiando, forse dovrei rispondere più tardi. È il tuo giorno libero, vai da qualche parte. Oh, mangia il tuo curry prima che si raffreddi. Grazie, Sojiro, non vedevo l'ora. Abbiamo ricevuto un invito a uscire. Prima di rispondere, finiamo di mangiare. Certo. Vediamo chi altro mi vuole oggi. Ragazzi, questa è una follia. Non ce la faccio a star dietro a questo flusso costante di post. È dura essere così popolari, vero Killer Gecko Star? Magari. Comunque, ecco l'ultima pista che ho trovato. Questa volta sembra riguardare un abuso di potere. Mi chiedo se il post sia stato scritto da un ex impiegato dell'azienda in questione. Sembra che uno dei quadrialtri si sia appropriato dei risultati dei suoi dipendenti. Davvero disdicevole. Al senso degli affari questo. Non si può accettare una cosa simile. Conosco il nome dell'azienda, ma non ho alcun dettaglio sulla persona specificata. La compagnia si trova a Shinjuku, perciò prova a chiedere in giro lì dove ci sono uomini d'affari. Un bar aperto di notte potrebbe essere un buon punto di partenza per ottenere altre informazioni. Bravo Mishima. Spero di non chiedervi troppo. Mi dispiace, per andare sul sicuro cercherò anche un altro caso. Questa è la richiesta che ci chiede di lavorare al crossroad la sera. Il fatto è che non mi ricordo quante volte. Forse due o forse tre. Beh, se non abbiamo nulla da fare, direi di andarci stasera. Visto che Makoto ci ha chiesto di uscire, direi di occuparci proprio di lei. Però prima vediamo se Yusuke è disponibile. No, oggi Yusuke non c'è. Peccato. Va bene Makoto, ora
possiamo vederci. Allora, che intenzioni hai? Vuoi vederti con Makoto? Esatto. Grazie, sei davvero di grande aiuto. Quando hai un attimo, passa dall'aula del consiglio studentesco. Arrivo subito. Non dovresti avere problemi ad entrare dal retro. Oh, Makoto. Quanto sei esplicita quando vuoi esserlo, eh? Ultimamente Tsukasa, il ragazzo di Eiko, mi sta tempestando di messaggi. Questo tizio mi fa schifo, veramente non mi piace. Per via del suo lavoro ha gli orari sballati e spesso mi dà il buongiorno a notte fonda. Eiko lo sa? Non saprei, se mi invitasse a uscire di sicuro avviserei Eiko. Per adesso la situazione mi sembra piuttosto normale. In genere chiede "Come sta il tuo bel? È tutto ok?" Pensi che il loro rapporto possa essere serio? Non penso. Il mio timore che voglia solo i soldi di Eiko è dettato unicamente dal pregiudizio? No, anche io non mi fido di lui. Sembra una serie TV. Un host fa indebitare donne che poi costringe a vendersi. Ma cose del genere accadono anche nella realtà. Host infidi, traffico di esseri umani. Mio padre mi parlava di bande specializzate nel puntare donne infelici in giro per Shinjuku. Si approfittano della solitudine di quelle ragazze per abusare orribilmente di loro. Beh, che schifo. E dopo averle fatte indebitare fino al collo, le costringono a vendersi per ripagare i debiti. Ci sono anche altri modi per costringerle a vendersi. Ricatti, immigrazione clandestina. Le vittime di queste bande sono innumerevoli. Come innumerevoli sono le bande. Mio padre si stava occupando di una particolarmente feroce quando... Quando gli hanno sparato. Durante le indagini fu investito da una... è stato investito. Da un camion lanciato in folle corsa. Morì sul colpo. Cavolo! All'inizio pensavo fosse stato un incidente. Al funerale però sentii il supervisore di mio padre discutere con mia sorella. Secondo lui era probabile che fosse stato assassinato. Sosteneva che l'autista fosse stato assoldato dalla banda su cui stava indagando mio padre. Come si chiamava il loro capo? Non lo so, anche l'autista è morto sul colpo. Pare avesse tracce di stupefacenti nel sangue, però. A ogni modo, dopo l'epurazione di Shinjuku, la banda ha subito un duro colpo. Non so se le cose sarebbero andate allo stesso modo anche senza la morte di mio padre. Era sicuramente un uomo nobile. Era un bravo uomo. Lo pensi anche tu? Avrei tanto voluto essere un po' più simile a lui. Invece, non ho fatto altro che esitare. Questo è anche il motivo per cui mia sorella è diventata procuratore. Non sopportava di stare a guardare mentre il male prevaleva sulla giustizia. Una passione sicuramente trasmessale da nostro padre. Nostra madre era morta diversi anni prima, quindi fummo costrette a badare a noi stesse. La responsabilità e la pressione di tutte quelle situazioni ricaddero tutte sulle spalle di mia sorella. Perciò a volte si sfoga parlando male di nostro padre. Dice che morire è una forma di resa. Nonostante tutto però, io non posso fare a meno di ammirarlo. Spesso mi ritrovavo sola a casa perché era sempre fuori per lavoro, ma vederlo portare avanti senza sosta un caso dopo l'altro era qualcosa di straordinario. Era così che aveva scelto di vivere la sua vita, riportando ordine e giustizia intorno a sé. Di certo questo lo rendeva felice. Già. Ora che ci ripenso, era solito ripetermi una frase. La cosa più importante nella vita è scegliere come viverla. Come ho scelto di vivere io? E cosa ancora più importante, come voglio vivere? Hai una risposta? Una soltanto. E cioè che non ho mai davvero riflettuto sulla cosa. A essere sinceri, ero deciso a seguire il percorso tracciato da mia sorella per me. Dopo la morte di nostro padre, volevo alleggerire il più possibile il peso che gravava su di lei. Oh, e veramente dovevamo parlare di Eiko? Scusa se mi sono dilungata troppo su altre cose. Non ti preoccupare. Sai, in realtà non avevo mai parlato con nessuno di mio padre. È molto doloroso per me rievocare il suo ricordo. Ma mi sento a mio agio a parlare con te. E poi, ora credo di avere le idee più chiare sulla mia vita. Quindi, grazie. Di nulla, Makoto. Percepisco un forte legame. Non ti preoccupare. Fattorizzazione ombra, questo già ce l'abbiamo, sfortunatamente per te. Sì, chi è? Oh, Eiko, ancora un messaggio gongolante.
Forse anziché andare a Luni mi sposo con Tsukasa. Mi sa che anche lei sta decidendo come vuole vivere la sua vita, purché sia sicura di ciò che fa. Oh, un altro messaggio. Eh? Tu fai sul serio con Star-kun? Ti va di sposarci tutti assieme? Dille di no, per favore. Giusto, dobbiamo impedirle di prenotare una sala ricevimenti per noi. In questo momento, dalla mia vita, il matrimonio è qualcosa di molto lontano all'orizzonte. Oh. A proposito, potresti fingere di essere ancora il mio ragazzo per un po'? È il modo migliore che ho per continuare a tenere d'occhio Eiko e Tsukasa. A ogni modo, grazie per avermi ascoltata. Se ci sono novità urgenti, ti avviso. Oh, Makoto, potremmo non fare finta. Però, cavolo. Cavolo. È una bella decisione scegliere con chi andare in confidant amoroso. Ehi, sei libero al momento? Scusa per essermi sfogata prima. Non ti preoccupare, volevo solo parlarti di Eiko, ma ho divagato. Grazie per aver finto di nuovo di essere il mio ragazzo. Non mi fido del ragazzo di Eiko, quindi possiamo continuare così finché non trovo una risposta. È il ruolo che ho sempre desiderato. Cosa? Cielo, smettila di punzecchiarmi. Conto su di te allora, vediamo se sarai un fidanzato convincente. Ci sentiamo dopo, ciao. Oh, anche io, qua è stato il mio errore dargli una risposta del genere, perché poi mi faccio influenzare e decido, oh cazzo, forse dovrei scegliere lei. No, forse devo rimanere sulle mie convinzioni e continuare a scegliere quella che ho scelto. Oh no, due cose inutili, tutte nella stessa serata. Allora, vediamo. Chiaia non è disponibile. Secondo me, come ho detto, secondo me andremo avanti con il confidente di Chiaia solo quando sbloccheremo il memento di Futaba. Però non lo so. Però in realtà questa cosa di andare al quartiere Luci Rosse a noi ci serve. Ci serve per due motivi. Uno, dobbiamo vedere se il crossroad ci fa lavorare. Due, devo vedere se ci sono nuove riviste. Non ci sono nuove riviste, perfetto. Dai, vediamo se Lala-chan ci fa lavorare. Ehi, Lala! Certo che vieni qui spesso. Non mi importa, basta che ti comporti bene, ok? C'è ancora un bersaglio da identificare, giusto? Potresti ottenere informazioni al lavoro. Questo lavoro. Ehi là, ciao Lala. Se continui a venire in posti come questi, non diventerai un buon adulto. O forse ti interesserebbe lavorare qui la sera. Voglio lavorare part time. Forse non lo sai, ma hai del potenziale, giovanotto. Posso insegnarti le basi di come lavorare qui. Non preoccuparti, non farai nulla di illegale. Perfetto. Aiuta a arrivare i clienti potrebbe aiutare la tua gentilezza. Non mi interessa. Che ne dici? Oggi vuoi lavorare con me? Ma in realtà sembra che il dialogo sia già iniziato, nel senso, mi sta già chiedendo di lavorare ancora, ma è la prima volta che te lo chiedo. Comunque, facciamolo. Ok, allora va a cambiarti. Sei un gran lavoratore, allora io posso andare. Ciao Oya, non ti voglio io nella mia vita. Non mi interessi. D'accordo, lascia che ti spieghi cosa farei qui, tesoro. Sei nuovo, quindi potresti essere un po' nervoso, ma cerca di rilassarti. Il lavoro è facile. Dovrei aiutare nel bar con alcuni lavoretti, lavare i piatti, pulire i tavoli e le cose del genere. Cose che già faccio, quindi sono esperto. Io devo intrattenere i clienti, quindi non posso fare certe cose. È per questo che ora ci sei tu. Tutto qua, spiegazione finita. Hai qualche domanda? Nessuna, grazie. Beh, tanto vale farti cominciare subito. I clienti saranno qui a breve, quindi buona fortuna. Sembra un po' Kaneshiro la voce che gli ho dato. Penso che se avessi dovuto travestirti per questo lavoro, mi sarebbe piaciuto vederti in Gingari. Ti prego no. Grazie per l'aiuto. Un minorenne come te dovrebbe andare a casa a quest'ora. Già, 7200 yen. Paghi bene, Lala, eh? Bene, ora dovresti tornare a casa. Sei ancora minorenne, Shinjuku, può essere pericolosa di notte. Ah, quasi dimenticavo, abbiamo molti più clienti la domenica. Immagino che aiuti ad accettare il fatto che il giorno dopo si ricomincia a lavorare. Comunque, era solo per dirti che ho bisogno di una mano in più la domenica. Apprezzerei un aiuto. Di nulla, ci penserò. Speravo di recuperare qualche informazione in più sul nostro bersaglio qui. Immagino che non sia così semplice. Fermiamoci ancora un po'. È più facile vedere il volto di un cliente in un locale così piccolo. Sembri più sicuro di te ora. Già, guarda qua come sono sicuro di me.
Il problema è che dobbiamo trovare il bersaglio. Dovremmo andare a casa. Comincio ad avere sonno. Certo, ti porto nella borsetta a casa. Chi è che rompe i coglioni a quest'ora? Rimarrò in attesa al ritrovo. Porterò un DVD perfetto per giornate estive come così calde. Possiamo vederlo in camera tua, no? Oh, non preoccuparti, sei da fare. So che come tenermi occupato. È deciso, a domani. Ryuji verrà qui domani, farà un gran casino come sempre. E io vado a dormire. E un'altra giornata andò e iniziò a piovere. Pioggia torrenziale addirittura. Le senti quelle grida di gioia? Parlo dell'improvvisa impennata del numero dei post del fansite. Deve essere perché adesso i ladri fantasma sono davvero popolari. È tutto merito tuo. Mio? Non mi piacerebbe affatto sentirmelo dire un po' più spesso. Comunque, lascia che ti parli della cosa più interessante che ho trovato finora. Atti di violenza indiscriminata a Shibuya. Piuttosto inquietante, non trovi? Però non riesco a trovare altro. Tutti i post citano solo le voci che girano nel centro commerciale sotterraneo di Shibuya. Lavorare al negozio di fiori ci ha portato bene. Non è una pista molto affidabile. Sarebbe bello riuscire a scoprire qualcosa di più a riguardo, ma la mia presenza è limitata al web. Se la cosa ti interessa, dovresti cercare di ottenere altre informazioni da solo. Benissimo, bravo Mishima. Ehi, Phoenix, c'è uno dei tuoi amici. Sembra che Ryuji sia qui, su, scendiamo. Vediamo chi mi scrive prima. Quella richiesta... Ah, brava Makoto, mi ha detto anche lei di andare nel Memento. Ma, Rafflesia, oggi pensavo proprio a te io. Pronto, sono Anasaki del negozio di fiori. Scusa il disturbo, ma potresti venire al lavoro oggi? C'è uno sconto sull'assortimento e non so se riesco a gestire tutti i clienti da sola. Ti darò anche un piccolo extra per il disturbo, fammi sapere se riesci a venire. Mi hai letto nel pensiero, Anasaki. Dobbiamo andare a Shibuya, ma prima, come sempre, andiamo da Yusuke. Mi devi duplicare signore delle armi. Quindi vuoi signore delle armi? Esatto. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, Yusuke. E visto che appunto siamo già qui, dobbiamo andare a lavoro. Dobbiamo ancora identificare un bersaglio, no? Ho sentito delle voci al centro commerciale sotterraneo. Se vuoi ottenere informazioni lavorando part time, puoi provare dal fioraio. Ehi là, ciao, oggi mi fai guadagnare tanto, hai detto, vero? I fiori hanno anche un buon profumo, cosa vuoi fare? Lavorerò qui. Lavorando aumenterai la gentilezza. Ho sentito che molti andranno mercoledì e sabato. Dovrei aumentare la gentilezza, vuoi approfittare? Sì. Non venivo qua da un po', eh? Ciao, da quanto tempo? Phoenix-kun, abbiamo un ordine per un bouquet. Occupane tu, per favore. Il cliente vuole fiori piccoli dai colori pastello. Trovane tre adatti. Colori pastello e fiori piccoli, ok. Ci penso io. E per fortuna abbiamo letto il libro giusto. Richiesta fiori piccoli colore pastello. Qual è il primo fiore? Fiorellino azzurro, perfetto, questo va bene. Fiorellino arancione, perfetto. Un fiorellino giallo, perfetto. Volevano fiori piccoli con colori pastello, sei sicuro che vada bene? Sono sicuro, vai. Non ti preoccupare, sono sicuro che apprezzeranno. Lo penso anch'io, grazie. Hanno pagato il bouquet senza lamentarsi, immagino sia una reazione normale. Il tuo turno è quasi finito, vero? Grazie per il lavoro di oggi. Oh, sta attento mentre torni a casa. Ultimamente questa zona è diventata pericolosa. Che è successo? Hai sentito? Ci sono state delle aggressioni. Giusto l'altro ieri un uomo è stato ricoverato dopo essere stato assalito. Assalito da chi? Ah, è solo una voce, ma ho sentito che è stato un famigerato criminale di qui, Taizo Naguri. Ma la polizia non può fargli nulla senza prove. Già, anch'io sono preoccupata. Ormai prendo solo le strade principali a costo di allungare. Magari i ladri fantasma riusciranno a fare qualcosa con lui, visto che la polizia ha le mani legate. Oh, quasi dimenticavo. Ecco la tua paga. 6200 yen. Grazie. Fa attenzione mentre torni a casa, ok? Va bene, farò attenzione. Ottimo lavoro, ti sei proprio dato da fare oggi. Scommetto che la tua gentilezza è aumentata. Ma soprattutto, abbiamo scoperto il nome del bersaglio, ragazzi. Ehi, che te ne pare? Tocca ai ladri fantasma.
Ben detto. Si chiama Taizo Naguri. Andiamo nei miei menti e rubiamogli i desideri distorti. Perfetto, bersaglio identificato. Torniamo a casa. Però, prima di andare nel memento, dobbiamo ottenere le informazioni dall'Ala-chan. Oh, Kaetaka. Ah no, qualche ingranno in meno andrebbe già bene. Mancano 18 giorni. Il negozio è aperto. C'hai ragione anche tu, Iwai. Però io devo scoprire dei crimini nascosti a Shinjuku. Spiacente, ragazzo. Oggi Ichiko-chan non c'è. Oppure sei venuto a trovare me? C'è ancora il bersaglio da identificare, giusto? Potresti ottenere informazioni. Che è quello che voglio, infatti. Oh, sei qui per il lavoro? Cazzo me ne frego di Oya-chan, io sono qua per te, Lala. Aiutare ti aumenterà la gentilezza. Che ne dici? Ti va di lavorare qui con me? Facciamolo. Ok, allora va a cambiarti. Speriamo che siano solo due, non tre. Beh, tanto vale farti cominciare subito. I clienti saranno qui a breve, quindi buona fortuna. I clienti sembrano diversi, assicurati di imparare dell'ospitalità di Lala. Già. Oh. Ah no, eccolo, forse è lui. Forse è lui. Buonasera. Oh, cielo, sembri esausto. Vieni qui, siediti. Beh, il tuo capo ti ha maltrattato di nuovo? Non appena apro bocca, fa di tutto per umiliarmi. Continua a insinuare che mi abbasserà lo stipendio. Ogni tanto lo sento parlare di me con gli altri e non la smette di dire che sono inutile. Tutto quello che ho fatto e i risultati che ho ottenuto, se ne sta prendendo tutto il merito. È sfruttamento della peggior specie, ma da non credere. Tanti miei colleghi si sono licenziati per lo stress. Eppure, ai piani alti non muovono un dito. Con tutti i capi tremendi che ci sono al mondo, proprio a me doveva capitare Shinsuke Kishi. Nome ottenuto. Ah, sai Lala, vorrei tanto che quei ladri fantasma facessero qualcosa per aiutarmi. E come? Vorresti chiedergli di rubarti lo stress? No, immagino sia impossibile, però sarebbe bello. Oh. Ehi, hai sentito? Non è lo stesso tizio di cui parlava Mishima. Aiutiamolo. Sì, è un lavoro per noi. Altro bersaglio identificato. Grazie per l'aiuto. Un minorenne come te dovrebbe andare a casa a quest'ora. Già, 7200 yen. Altri soldi guadagnati. Bene, ora dovresti tornare a casa. Sei ancora minorenne, Shinjuku può essere pericolosa la notte. Già, buona serata Lala. È più facile vedere il volto di un cliente. Ora sembri molto più gentile. Lo so. Sono bravo, Morgana. Sono proprio bravo. Dovremmo andare a casa. Comincia a avere sonno. E se domani nessuno ci scrive? Finalmente memento. Chi può essere a quest'ora? Yusuke? Passerò da te domani. Rimarrò in attesa al ritrovo. C'è un libro che voglio leggere e al dormitorio fa un caldo insopportabile. Ti va di farmi compagnia? Non è un problema se hai già dei programmi. Passerò comunque. Ci vediamo domani. Yusuke verrà qui domani, eh? Credo che voglia stare solo tranquillo. Vabbè, vado a dormire. Ciao. Buonanotte anche a te, Morgana. Un'altra serata di pioggia terribile passò. Però arrivò l'arcobaleno. Oh, ti prego, Makoto, non mi scrivere. Lo sapevo. Ehi, mi ha contattato Eiko. Dice che vuole parlare. Finora non le ho dato una risposta definitiva. Ma quando le chiedo altri dettagli mi dice semplicemente che vuole parlare di persona. Se posso chiedertelo, pensi che potremmo vederla assieme? Makoto, oh cavolo. Scusami Makoto, ma preferirei di no questa volta. Questa volta, a meno che non mi scrivano in tanti, preferirei andare nel memento. Ah, guarda un po' Mishima. Questa è un po' difficile. Sono successe cose strane nei vicoli vicino a Central Street a Shibuya. Pare che la gente trovi molto spesso gatti morti o feriti. Ok, forse è meglio aspettare prima di andare in memento. Così spesso che hanno cominciato a pensare che qualcuno li stia maltrattando. Che cosa orribile. Sì, è rivoltante. Comunque dal forum ho potuto riottenere solo poche informazioni. Se la cosa ti preoccupa, penso che dovresti andare ad indagare di persona. Forse qualcuno che lavora a Central Street ne saprà di più. Central Street vuol dire dover andare a lavorare al negozio di carne.
Sembra che Yusuke sia qui, su, scendiamo. Anzi no, cavolo dico. Facciamo un attimo un resoconto. Quindi, il negozio di carne era per il politico, il 777 per questa dei gatti, quella dei fiori per il tizio violento e il crossroad per il capo. Le abbiamo fatti tutti e quattro, perfetto. Allora stasera... Aspetta, no, la tizia vuole... Mi dispiace Makoto, ma ci dovremmo vedere un'altra volta. Dobbiamo andare a lavoro anche oggi. Dobbiamo andare al convenience store. C'è ancora un bersaglio da identificare. Lavorando al convenience potresti scoprire qualcosa. Già, ed è per quello che siamo qui, Morgana. Avrei potuto aspettare 3 giorni e ricevere un bonus. Ma chi se ne frega. Benvenuto, resta al fresco quest'estate. Soba calmante ora in offerta. Allora, cosa vuoi fare? Prima voglio comprare quella soba, perché magari il tizio ce la chiede. E ora lavoriamo. Dovrei avere abbastanza fascino, perfetto, andiamo a lavorare. Oggi ci sei, saresti di grande aiuto. Oh, è da molto che non ci vediamo, senpai. Grazie. Benvenuto, hai la nostra carta punti? Sì che ce l'ho. Ah no, l'ha mandata a fanculo, mi sa. Ehi, che c'è? Ho visto un gatto sul ciglio della strada poco fa qui dietro. Era ferito gravemente. Quando mi sono avvicinata si è spaventato ed è corso via, trascinando la zampa. Tra l'altro, ho appena sentito dei liceali del negozio che parlavano. C'è uno studente del liceo che vive qui vicino. Pare che scarichi lo stress sugli animali. Che schifo. Ho fatto subito il collegamento. Forse è stato lui a fare del male a quel gatto. E la polizia? L'ho detto alla polizia, ma senza prove non possono farci nulla. Continuo a ripensare a quel gatto. È difficile sorridere per me. Sai, la polizia non può farci nulla, ma magari quei ladri fantasma... Hai qualche informazione? Oh, ah, giusto. Credo che il nome del tizio sia Kazuo Tsuboi. Un po' difficile. Tutto si sistemerà, vedrai. Già, non sopporterei se lui continuasse a far del male agli animali. Bisogna fermarlo. Oh, scusami, è quasi fine del tuo turno, vero? Ottimo lavoro. Quanto ci guadagno? Ottimo lavoro, occupandoti dei clienti imparate a essere più premuroso verso gli altri. Sono bravo, lo so. Cosa ho preso? Un po' di fascino. Ti ricordi ciò di cui hai parlato oggi, vero? Dobbiamo fare qualcosa per quei gatti. Già, non possiamo permettere a quel tizio di maltrattare gli animali solo per sfogarsi. Esattamente il tipo di persona che dovremmo punire. Non ho intenzione di transigere. Kazuo Tsuboi, giusto? Rubiamo il cuore di questa bestia prima che possa fare del male ad altri animali. Quel bastardo schifoso. Va bene, andiamo a casa. 3000 passa yen. Beh, mi cambio e vado a casa. Ora abbiamo tutti i bersagli che ci servono. Ora possiamo andare nel memento. Un'altra ondata di calore, quando finirà? Chi mi vuole stasera? Oh, finalmente, anzi, aspetta, prima che mi freghi come l'altra volta. Non mi vuoi aumentare il rango, bastarda. Mi volevi solo sfruttare per i soldi.